Un altro weekend potenzialmente propizio. Il Teramo deve fare il suo con la Viterbese, non sarà semplice, ma se dovesse riuscire a centrare il bottino pieno, la giornata numero 25 vedrà almeno due scontri diretti, da cui usciranno dei risultati, in qualunque caso, positivi per il diavolo. A Monopoli infatti c'è lo scontro tutto pugliese tra i padroni di casa, vera rivelazione del campionato e che avranno presto anche un contributo sostanzioso per la valorizzazione dei giovani, e il Bari di Vincenzo Vivarini. I galletti biancorossi sono in rimonta su una regina che, seppur ancora saldamente capolista, sta accusando qualche difficoltà a far sue delle gare che nel girone d'andata chiudeva agevolmente. E a proposito di regina, al Libero Liberati di Terni lunedì sera andrà in scena un posticipo di lusso tra la Ternana e gli Amaranto di Mimmo Toscano. Anche in questo caso una delle due perderà dei punti che potrebbero essere utili al diavolo per cercare di ricucire lo strappo dal treno delle prime. Se poi a tutto questo si aggiunge che il Potenza deve andare a Lentini contro una Sicula Leonzio in fase di ripresa, così come Rieti, che sabato nell'anticipo ospiterà il Catanzaro, ecco che i tre punti in palio al Rocchi domenica pomeriggio per il Teramo diventano ancor più fondamentali. Nelle sedute di martedì e in quella di ieri, allenamento a parte per Soprano, che ha un affaticamento muscolare, ma il problema non sembra essere tale da poter privare Tedino di una delle pedine fondamentali della rinascita dei biancorossi dal punto di vista difensivo. Perché con l'inizio del nuovo anno solamente il colpo di testa di Matino a Castellammare di Stabia ha trafitto Tomei. Per il resto, estremo difensore del diavolo ha messo insieme ben 4 clean sheet. Con Sicula Leonzio, Avellino, Catanzaro e Rende, il Teramo non ha subito reti, centrando sempre la vittoria, che è stata di misura in 3 di queste 4 circostanze. Più largo invece il successo coi calabresi. Ma le partite precedenti dimostrano che l'impermeabilità dietro consente di cavarsela anche con una sola rete messa a segno, cosa accaduta proprio a Viterbo, peraltro, nella gara di Coppa Italia a novembre. In casa gialloblu qualche problema di formazione calabro ce l'ha. Saranno out Volpe, De Falco, Palermo e Corinti. In più, in dubbio, Besè e Bezzicchi, che stanno provando a recuperare nel minor tempo possibile. Tutto questo mentre scoppia la grana Pacilli. L'ex Aquila è una specie di separato in casa, si allena sempre a parte con esercizi atletici, ma non partecipa alle sedute video e alle riunioni di squadra consuete prima dell'allenamento. Davanti l'attenzione è alla coppia formata da Tuncarà e Bunino, arrivato nella finestra invernale di calciomercato dal Pescara. Il diavolo deve tenere ancora sigillata la propria porta e sperare anche negli altri risultati per una rimonta in classifica che possa consegnare il miglior piazzamento possibile a fine stagione.